All'interno del progetto Memorie mi sono occupata di una parte teorica che in teoria avrebbe dovuto svolgersi in classe e che invece per forza di cose abbiamo dovuto fare online, sperimentando così direttamente anche alcuni dei supporti che nel progetto si vogliono utilizzare proprio per la trasmissione della memoria. Quindi abbiamo lavorato in questa classe virtuale con i ragazzi e abbiamo riflettuto su alcuni aspetti proprio legati alla comunicazione attraverso le immagini, attraverso il racconto, sia che questa comunicazione venga fatta con mezzi tradizionali, sia che venga fatta invece attraverso internet e tutte le varie possibilità che internet dà. La risposta dei ragazzi è stata eccellente perché hanno dimostrato intanto due cose: che i ragazzi, gli adolescenti, hanno una conoscenza di questi mezzi maggiore degli adulti, che è una conoscenza a volte istintiva, quindi hanno magari bisogno di informazioni di tipo tecnologico o di spunti di riflessione. Però sono molto più consapevoli della potenza dei mezzi che hanno in mano. E tanto che appunto abbiamo anche riflettuto sul fatto che spesso si dice i giovani sono bulli, usano il body shaming, le fake news, gli attacchi personali, però in realtà i grandi fruitori, diffusori di notizie false in rete sono gli adulti in una fascia d'età che va dai circa i 35 anni in su. Quindi vuol dire che gli adolescenti, come spesso accade, vengono utilizzati un po' come capri espiatori per delle mancanze che invece sono di quelli che dovrebbero essere i loro educatori. L'altro aspetto molto positivo per me in questa esperienza è stato il fatto che i ragazzi sono stati invitati a esprimere direttamente un'opinione sul mio tipo di comunicazione. Trovo che questo sia molto utile, anche se ammetto che può essere drammatico per l'ego di un adulto essere sottoposto a un giudizio da parte di un gruppo di ragazzi, ma se il giudizio è serio e ponderato, aiuta a crescere tutti quanti perché intanto ci permette di capire se il nostro linguaggio, la nostra comunicazione sono adatti alle persone a cui stiamo parlando. Ed è molto importante quando si vuole dire qualcosa di interessante o comunque si ritiene che si sta trasmettendo una conoscenza utile, poter avere un riscontro di aver colpito nel bersaglio. All'interno del progetto che mira a trasmettere attraverso i canali appunto di internet o le piattaforme delle conoscenze, dei saperi che sono sempre stati con noi fin dico dalla notte dei tempi, però comunque fanno parte di una tradizione esperita proprio fisicamente, anche in questo caso possiamo dire che la nostra comunicazione, che era una comunicazione virtuale, ha avuto anche un aspetto concreto, cioè qualcosa di utilizzabile da parte degli studenti e anche da parte mia, per quello che sarà poi il nostro confronto, eventualmente dal vivo o con altri studenti o rispetto ad altri relatori, per poter migliorare sempre di più la comunicazione interpersonale, sia di persona sia attraverso i mezzi di tipo telematico.